Allora, quante vie ci vogliono in montagna per dare un senso alla vita? Forse neanche una. Basta una. Basta. Ma tra l'altro non è una mia scoperta, perché quello, io ho copiato il titolo da Ether Libaster. La libertà, lo dicevo prima, è il rispetto assoluto della libertà degli altri. Quindi non c'è una libertà, ma c'è l'unica cosa che esiste, a mio parere, è il rispetto della libertà degli altri. Quello che non hai copiato è il tuo personalissimo modo di andare in montagna, addirittura anche di scendere, direi. Sì, ma anche quella storia di scendere, per, come dicevo nel libro e l'ho sempre detto, era una dote naturale che mi sono trovato addosso. E mi sono improvvisamente mi sono accorto che arrampicavo meglio in discesa e così ho fatto. Senti, quanta parte c'è di talento naturale in una storia come la tua e quanto c'è di guadagnato con la fatica e con l'allenamento? Io credo che sia di più la fatica e l'allenamento, che io, la mia idea, insomma, no? È senz'altro la fatica, il coraggio, che poi il coraggio è il termometro del coraggio è la paura, perché senza paura uno è un incosciente. Ogni tanto qualche paura fa bene, non deve essere panico, però deve essere, fa bene. E io credo che solamente se uno ha paura è bravo. Grazie Cesare. Grazie a voi.